ragazzi di oggi noi, con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Noi siamo diversi ma tutti uguali, abbiamo bisogno di un paio d'ali e stimoli eccezionali. Puoi farci piangere, ah, ma non puoi farci cedere, ah. Noi siamo il fuoco sotto la cenere. Puoi non comprendere, ah, qualcuno ci può offendere, ah. Noi sappiamo in cosa credere. Insieme si può cantare. Ragazzi di oggi, ragazzi di oggi. Buonasera, iniziamo subito con una punizione, un flagello di Dio. Era Luis Miguel del 1985. Noi appunto diciamo che Sanremo non lo guardiamo perché sappiamo già che ritornerà questa canzone e vincerà, vero Mr. Pink? Noi ragazzi di oggi siamo tornati nel passato, nel 1985. È proprio tutto il contrario di quello che vi faremo ascoltare questa sera. Però volevamo iniziare così per un tributo a tutti quelli che vedono, guardano Sanremo. Ok, ma abbiamo detto perché siamo qui, che stiamo facendo, da dove trasmettiamo. E c'è il grande ritorno, di Sulla Cima dell'Onda con Mr. Pink e Mr. Blood, di cui avete ascoltato le voci che mancavano da una vita per Cime di Radio Web. Eh sì. Oh, bentornati in dagli studi anonimi di Cime, sì, di Radio Web. Sì, è uno studio diverso dal solito. Un bellissimo studio. Devo dire, c'è una stufa a pallet. L'abbiamo attrezzato tutto stamattina. Stamattina non c'era niente. Abbiamo detto, dobbiamo fare la puntata in radio, attrezziamo tutto, coloriamo. E mercoledì o giovedì prossimo lo rifaremo in qualche altro, non so dove, cioè insomma vedremo dove farlo. Qualche bunker, perché poi ci verranno a cercare, Paolo. Chi la sia, sicuro. Chiunque, non nominiamo quel nome in vano. Altrimenti ci intercettano e ci castigano subito. Ma l'ultima volta che abbiamo trasmesso, quando è stato? Avevo 14 anni e non lo so, è stato 2 o 3 anni fa. Siamo tornati puntualissimi, infatti dalle 10 stiamo iniziando alle 11:10. Siamo peggiorati, insomma, l'età incombe, siamo diventati più... Diamo delle pillole di quello che sarà la puntata, che cosa andiamo ad ascoltare, ragazzi? Io ci sono mazze. Qua è la Sulla Cima dell'Onda, il rock and roll, il surf. Sì, facciamo sfide alla grande stasera, dato che ci siamo preparati. Casualmente, io con il Rockabilly e Mr. Pink stavo cercando ancora di chiamarti Roberto Antonacci, invece niente, stavolta che non devo dire né nome né cognome, l'ho detto per correggere. Hai dimenticato il mio vero nome? Bob. Esatto, ormai lo chiamiamo tutti così. Ma abbiamo dimenticato anche altre due piccole cose, che due piccole cose non sono, che abbiamo lì sul divano, cioè Maria Grazia e Ilaria, abbiamo comodamente sedute. Un applauso di incoraggiamento. È il terzo componente, come potevamo tornare senza di lei? Ha portato anche dei piccoli ossicini tutti per noi, quindi ossa di pollo, così magari ci strozziamo e finiamo prima la trasmissione, dato che già abbiamo iniziato in ritardo. Beh, mandiamo il primo brano, però prima di mandarlo vorrei dire una cosa. Questa sera c'è proprio una vera e propria sfida in atto tra me e Mr. Blonde, che stranamente, a differenza di quello che succedeva qualche anno fa nelle nostre trasmissioni, si è preparato con tanto di file,
tanto di evidenziazione di Word, eccetera. Io invece stasera vado a braccio. Tu hai studiato, tu c'hai tutto qui, qui. Dopo che mi hanno preso in giro per tutte le 11-10 puntate della nostra trasmissione, stasera vediamo che succede. Io sono per il surf, lui è per il rockabilly. Il primo pezzo? Vai. Stupid Cupid. Manda, manda. Wanda Jackson. Ne parliamo dopo, ne parliamo dopo. Stupid Cupid, you were real. Inizia così, sulla cima dell'onda. Picking on me, you mix me up for good, right from the very start. Hey, go play Robin Hood with somebody else's heart. You got me jumping like a crazy clown, and I'll beat you what you're putting down on. Since I kissed these loving little wine, the thing that bothers me is that I like it fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. E rieccoci sulla cima dell'onda. E questa era Wanda Jackson con il suo Stupid Cupid. E questa era una grande artista, viene anche chiamata la First Lady del rockabilly, perché è stata la prima forse donna che si è occupata appunto di cantare questo splendido genere. Lei è in attivo dal 56 al 72, è famosa anche per Let's Have a Party, pronunciata bene, che culo ogni tanto becco pure io, The Violet and the Rose. Robè, tu qualche nozione su questa, perché sicuramente farai il modesto stasera, ma ne sai molto più di me, nonostante la mia scaletta. Assolutamente no, però posso dirti che l'ho vista dal vivo. Ha visto, già m'ha fatto. Esatto. L'ho vista dove, dal vivo. Ovviamente in Italia l'unico posto dove potevo ascoltarla è Senigallia Summer Jamboree, che purtroppo non mi è capitato di vederla in altre occasioni. E piacerebbe. Mi sarebbe piaciuto. Però devo dire che ho visto un bellissimo spettacolo, si trova anche su internet, su YouTube, e di Wanda Jackson insieme a Jack White dei White Stripes, che diciamo suonano dal vivo alla... a una trasmissione ovviamente a New York, quello che è subentrato all'Ed Sullivan Show. Esattamente. Adesso non ricordo come si chiama il presentatore americano. Come si chiama quella trasmissione che fanno? Dove c'è il musicista quello figo? Amnesia. No. David Letterman Show. Esattamente. Show. Okay. E niente, allora già mi hai fatto già 1-0 per te, anche se la canzone è la mia. Ma come vedo proprio tranquilli là, rilassati. Visto così rilassato. No, io sto scatto in curva. A mezze maniche, come se fosse già estate, già a cavalcare l'onda estate. Dove c'è sulla cima dell'onda c'è per forza Mr. Blonde, il sole, anche se lui è Mr. Pink, dovrebbe essere il mare, però vabbè. Beh, visto che parliamo di mare, ragazzi, andiamo con un brano super surf, una band adesso contemporanea.
quindi ci spostiamo un po' dagli anni 50 e loro sono The Insect Surfers, sono formati nel 79 e questa che ci andiamo ad ascoltare è Benghazi. Sempre dagli studi anonimi di Cime di Radio Web, questa sera sulla cima dell'onda con Mr. Pink, Vito Roots, Miss White e Mr. Blonde, c'è anche Ilaria. Ringraziamo la splendida regia di Mr. Vito Roots. Robè, parlaci allora, questi chi erano, da dove venivano, quanti figli avevano e soprattutto erano sposati o single? Un fiorino? Anche, pure di più, per questo ci darei anche due fiorini a testa, su. Soltanto due? No, erano The Insect Surfers, comunque una grandissima band americana che spesso si può vedere in giro anche qui in Europa nei vari festival. È stata in Italia anche piuttosto di recente, quindi andate ad ascoltarvi e a vederli se vi capita. Bene, ma nominiamo un certo Erchia Rock and Roll Party, dato che l'altro giorno abbiamo avuto l'evento. Io purtroppo non c'ero perché ho avuto un'infezione al mio piccolo dito medio. Non ce lo far guardare però, Paolo. Va bene. Perché tutto è inciso. Ora hanno cacciato fuori tanto pus, tanto male sangue. E visto che hai mostrato il dito medio, quel dito medio lo regalo a Sebastiano Amatulli, che è in ascolto di Sulla Cima dell'Onda. Buon acquisto, Sebastiano. buono. Stick è troppo. Dicevamo dell'Erchia Rock and Roll. Eh sì, ho visto qualche immagine. Davvero, come al solito, Scuppetta ha fatto bingo. Insomma, sempre bravissimo nell'organizzazione. Grandissimo, insieme a tutti i ragazzi dell'Erchia Rock and Roll. Nemmeno io e Miss White ci siamo stati, però non posso dire pubblicamente, perché diciamo che i miei compagni di band e gli amici più vicini lo sanno il perché della nostra assenza, quindi comunque, ai posteri l'ardua sentenza. Comunque Bob, sei peggiorato veramente dall'ultima trasmissione, sei proprio agnignero, ti stiamo perdendo, non so. Agnignero per i diversamente palagianesi vuol dire come si dice agnignero? Sentimento è bene dell'intelletto. Bravo,
Bene dell'intelletto. Mr. Blonde, però non iniziare a dare la colpa a me, io non c'entro nulla. No, io stavo dicendo, non è che sono il resto dei cicci che ti stanno accicciando il cervello. Bravo. Tutte ste cicci. Soprattutto il sosia di Checco, eh. Questa sera non so dove siano i tre cicci, quindi sono stato insieme a loro ieri sera, stasera sono scicciato. Ecco. E quindi niente, stavamo parlando dell'erchie. Mi mancava le quindi niente di Paolo, vai. No, perché stavo dicendo una cosa, non ricordo neanche se l'ho finita di dire, però mo lo riprendo il discorso, tanto un discorso bello. Sì, c'è stata davvero tanta gente. E quindi, dato che noi non ci siamo andati l'ultima volta, aspettiamo con ansia, direi, l'erchie rock and roll party estivo. Che insomma, ogni anno è. Sì, no, bisogna prendersi i giorni di ferie dal lavoro, sia il giorno prima che il giorno dopo, perché bisogna prepararsi. Avete finito tutte e due di dire cose vostre? Beh, mandiamo il prossimo brano, anche, dai. Anche qui sulla cima dell'onda c'è l'angolo, ci facciamo i cazzi nostri, propri e degli altri, insomma. Inizia comunque, andiamo a preannunciare il prossimo pezzo, dai. Chi è? Paolo. Junior Parker, vai, partiamo. Junior Parker. E il nome il titolo della canzone? Mystery Train, è una canzone che però ospitano nel gruppo, insomma, per la versione sopra. Train I ride 16 coaches long. Train I ride 16 coaches long. Well, that long my baby home. Train, train coming on round the bend. Train, train coming on round the bend. Well, it took my baby, it's gonna do it again. Bravo Mr. Blonde, molto blues questa versione, ma dove l'hai pescata? Accendi il microfono. Accendi il microfono, Mr. Blonde. Ah, ecco, ora mi sento, sì, ci sento. Ora sì, ora sì. Niente, dicevo che è un rimprovero molto delicato e diplomatico del caro Mr. Bob, che dice: Paolo, è sulla cima dell'onda, facciamo rock and roll e surf, il blues che cazzo c'entra? Però, Roberto, posso dire che Johnny Parker, Junior Parker, comunque è stato... No, vabbè, comunque questa versione è un po' blues, però insomma ha dato il là tante versioni rock and roll, rockabilly, punk, musica classica. Insomma, sta canzone l'ha cantata anche Raffaella Carrà col DJ a fianco nell'ultimo album, vero? Sì, con Vito Ruzza, appunto, DJ ufficiale di Raffaella Carrà. No, però Paolo, dai. Aspetta, stop. Sì, sì, mi sono fatto biondo apposta. E c'ho anche il caschetto, se non si vede. Posso spezzare una lancia in testa a Paolo? Dico che il blues comunque c'entra sempre. Vabbè, certo. E ho detto
Vabbè, certo, nasciamo. Cioè, io non lo so, questi mentre fanno la trasmissione limonano, io non lo so, cioè, ok che sembra di stare al mare, fa caldo. A chi, cioè, ti riferisci? Per favore, niente illazioni. Cioè, ragazzi, proprio... comportatevi bene, eh. No, no, cerchiamo e di anche fare... se non abbiamo cambiato lo studio, le regole sono quelle. Ovvero, me le puoi ripetere, per favore? Non si limona in studio. Ah, è quello. Non si beve alcol. E i profilattici sporchi vanno messi nel cestino. Differenziato. Certo, altrimenti Jacopo si arrabbia. Allora... allora, a questo punto toccherebbe al caro signor Bob, insomma, darci sfoggiare qualcosa del suo buon surf. E dai, visto che prima citavi le donne, ci andiamo a sentire anche una canzone di un gruppo di sole donne, The Surfettes, che celebrano l'arte del, non del surf, ma dello skateboard, che alla fine degli anni 70 ha preso piede nelle città americane come surrogato urbano del surf. E questa è Sammy the Sidewalk Surfer. Ci piace. Cosa viene dopo? Quando abbiamo svelato il brano, se ne è andato nel panico, ha cominciato ad aprire mille finestre sul PC. Che no, cosa sta guardando? Di perché? Perché ero un attimo assentato per vedere com'erano le Surfettes. Sì. Abbiamo trovato 3000 Surfettes buone, ma loro non le abbiamo trovate. Quindi a fiducia diciamo che sono belle e brave. E sempre dallo studio 11 di Cime di Radio Web, sito in... come la chiamiamo? Via Carella? Sì, sputtanamo l'ho fatto. In Via Carella. Vabbè, non ho detto il numero. Per la privacy. Paolo. Sì, certo, basta che vedo la... Vabbè. Basta che vedo la luce accesa, sì, sul terzo, sì, piano. Perché tutti dormono in Via Carella. Ah, ok. Noi siamo gli unici svegli. Gli unici svegli sul terrazzino a fare questa puntata che si chiama Non siamo affogati. Non siamo affogati, sì. Siamo ancora qui. Nonostante ci abbiano provati in tanti e in tante... Siamo ancora qui, con l'acqua ancora al collo, però ci siamo. Paolo, ci siamo. Io non voglio peggiorare la situazione, però vorrei ricordare che tu hai provato a cavalcare l'onda e ti è andata male. Ah, è vero, perché da quando dall'ultima trasmissione non era cavalcare l'onda, il mio era il cavalcare più che altro l'effetto aquaplaning del vabbè, capito. E tra l'altro stiamo trasmettendo, cioè, fa tutto lui l'onda, rock and roll e vabbè, poi... lo vogliamo dire, mi sono rotto il legamento crociato a fare skimboard, hacchiato una bitch. E il bello è che stiamo trasmettendo dal surf su cui mi sono rotto, perché il surfetto che avevo l'ho usato come tavolo, come punizione, l'ho decontestualizzato e mo l'avevo.
questo dobbiamo dirlo, cioè lo skimboard che ha rotto i tuoi legamenti e il tavolino che abbiamo adesso davanti. Sì, ragazzi, Mr. Bob. Incredibile. Che punizione più grossa ci può essere un oggetto che decontestualizzarlo? Tu vuoi fare l'onda? No, un cazzo, ne fai un tavolo, se... giusto. E quindi quella è la punizione. Andiamo avanti con la puntata. Ah, non dobbiamo parlare ancora del tavolino da surf, mi sta piacendo l'argomento. No, andiamo avanti con la puntata. E con la musica, appunto, Paolo, devi dire qualcosa? Panico. Perché non trovo... No, non trovo niente. Comunque questa è la canzone di Rocchetto 88, Provolone Air. Ce l'andiamo ad ascoltare? Sì, certo. Sempre per Cine di Radio Web sulla cima dell'onda. Women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about 8:30. Going round the corner and hit a bill. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. E questo era Ike Turner, non era Rocchetto 88 o Provolone Air, perché era il titolo della canzone, che poteva sembrare un come si chiamano i soprannomi detti in modo vernacolo, diciamo così. E questo era Ike Turner, scusate per l'emozione, mi impappio. E stavo parlando che era l'ex moglie di Tina Turner, ex insomma, moglie, ex marito. Vabbè, vedendo Tina Turner, qualche sospetto, cioè se lei già era mascolina doveva trovare un ometto un po' effeminato, perché insomma altrimenti si scanna. Diciamo, da quello che le combinava non era poi così tanto effeminato, secondo me. Sì, infatti, la massacrava di botte, ma non stiamo qui a piangere sul latte versato. Dovevo dire tante cose su questo artista, però non ho trovato gli appunti che avevo scritto. Sì, anche perché poi... Sì, faccio prendere troppo dall'entusiasmo. Cioè, inverosimilmente, Mr. Blonde si era preparato la scaletta. insultata scheda antonacciana. Esatto. Niente, ma il problema è che la tecnologia non è affidabile, ci vuole un bel foglio di carta. Tu, certo. Con questi file, con queste finestre, che cosa volevi fare?
Robè, io boh, caro Bob, ancora ti chiamo Robè. Caro Bob, sono un po' acerbo in campo, quindi devo fare esperienza. Dai, vabbè, dai, ti getto un ponte con il prossimo brano. Lanciamo un ponte verso il rockabilly, verso un classico che è Maybe Baby di... Il ponte dei denti. Il ponte dei denti, non lo so, forse ce lo rompiamo dopo. Però il ponte che voglio gettarti è questa canzone. È un classico del, diciamo, rockabilly, e però interpretato qui da una band super surf che si chiamano The Chant Ace. Sono famosissimi per la loro Pipeline, ma noi ci ascoltiamo Maybe Baby. Beh, dai, vi è piaciuto questo pezzo di Buddy Holly rifatto, certo, dai Chant Ace? Sì, sì, davvero bello, e qua si cimeggia abbastanza. Paolo, però se stai seduto così ti si schiaccia il diaframma e poi non si sente bene, non viene la voce più profonda. E non parli bello allegro col sorriso, devi stare dritto con la spalla. Io sto cercando di imparare a memoria gli appunti ma non ci riesco, vengo troppo distratto da tanto. Ciao, e salutiamo Ilaria che va via, abbandona lo studio 11 di via Teulada, sì, in Roma. Lo studio 11, poi mi ho detto pure il numero 5. non si era capito e continuiamo ancora con la puntata, dicevamo, di Chantis. Sì, quello che abbiamo ascoltato prima in realtà era Jackie Branston e la canzone in realtà era di questo poco violento Ike Turner, insomma. Rocket 88, qua leggo che è stato reputato il primo brano rock and roll. Robè, tu confermi oppure è una diceria sto Rocket 88? Non lo so, perché di cose se ne dicono tante e poi si dice tutto l'opposto, quindi noi leggiamo, poi se è vero o no andatelo a cercare. Comunque dovrebbero essere dati attendibili, ho preso da Wikipedia, va bene. Però dai, non abbiamo parlato di Sanremo ancora, l'abbiamo già citato all'inizio. Perché proprio per questo, ragazzi, vi stanno ascoltando solo due persone, perché stanno tutti ad ascoltare Sanremesi del che cane. Bello, voi qua dovevate mettere due fiori, ve l'ho detto, mettete due fiori in studio. Io ho cercato anche di portare in studio Arisa, così magari facciamo un'intervista, poi magari Vito Uruzzi ci provava, può trovare altro per l'amore della sua vita, non ha detto che era impegnato. Allora a me Arisa non piace, ma mo si aggiustate, però si c'era aggiustate. Giussi Ferreri che non era niente male, sì, gli arrivava, oggi l'ho vista, arrivava all'ascella di Arisa con il tacco 15, quindi hanno fatto vedere pure la pallavolista che ha fatto da velina quest'anno, da velina, da valletta quest'anno
1,86 m, Paolo. Tutta salute. Con i tacchi, Vito, cioè, dovevo invitare la valletta di 1,88 m che poi. Dolla, cioè, mamette, dici, quelle, cioè, sbatte la testa al lampadario, cioè, poi vede tutta la polvere che sta sulle mensole in alto, dove non arriva. Come puoi vedere, nulla è cambiato. Nulla è cambiato, è rimasto tutto uguale. Ma io, guarda, vorrei dire ai due ascoltatori che ci stanno ascoltando di andare a risentirsi le prime puntate. Io ho ancora il ricordo della seconda puntata. La seconda puntata dell'assenza di Mr. Blonde. Era proprio assente quella sera, sì. Chissà, pensava al sole, alla California, chissà. Era Halloween, quella sera dovevo fare... Non era Halloween, no. Oh, ma ha suggerito lei, era Halloween. Vabbè, dai, andiamocela a riascoltare prima o poi quella chi puntata. Chi c'era? La famosa puntata. Come si chiamava? Vediamo se... Beh, no, non esageriamo. Forse era Keeping the Summer Alive, una cosa per riportare l'estate nell'autunno. No, io stavo sulla stuoia in spiaggia con l'asciugamano steso, occhiali da sole, era quella puntata lì. Esatto. Okay. Eri comodamente steso. Però mi sono fatto una bronzatura, un nudo intero al bacio. Però voglio dire che stasera ti vedo molto molto più presente, quindi dai, annunciaci il prossimo brano. Oh, aspetta, però così all'improvviso, senza preavviso, just, che rende inferno ciò che era paradiso. A little, just, pure just. Il titolo più lungo mi doveva capitare senza scaletta, quella dei Million Dollar Quartet. Questa è Just a Little Talk with Jesus. Jesus. Ci vedi da The Web sulla cima dell'onda. Have doubts and fears. Your eyes be filled with tears. Oh, now my Jesus is a friend who watches day and night. Yeah. Well, he wrote my name above high, and he made my heart low. Well, just a little talk with my Jesus gonna make it right. Oh, let us have a little talk with my Jesus. Please let us tell him all about our trouble. Now he will. He'll hear our faintest cry. You know he will. Fire is a burning. Let us have a little talk with my Jesus. Gonna make it right. Yes, sir. Yeah. Ed era il 4 dicembre del 1957. I Million Dollar Quartet si riunirono casualmente così presso gli studi della Sun Records. Erano stati invitati quel giorno solo chi era? Madonna mia, non mi ricordo. Ero partito bene. Dai, ce la porca puoi fare. Puttana. Ah, la registrazione di Carl Perkins, a cui era stato invitato anche Jerry Lee Lewis. Che cazzo ridi? È partito porca. Porca P, te lo potevi evitare. Ho detto porca puttana. Oddio. Anche vabbè, se comunque l'orario è consono, ma i contenuti sono sempre espliciti. Vabbè, stavo dicendo una cosa seria, insomma, che questa registrazione è praticamente Carl Perkins e Jerry Lee Lewis dovevano fare una cazzo di canzone. E hanno incontrato sti altri due pizzaroni ed è uscito sto cazzo di quartetto.
Comunque, scusate tutte ste parolacce. Comunque sono stati 70 minuti di registrazione da cui abbiamo tratto questa canzone qua, troppo lunga per essere nominata. E anche le altre, insomma, sono davvero, davvero splendide. E qua si dice addirittura che Johnny Cash si dice che se ne sia andato prima, infatti la sua voce si nota pochissimo. Mentre alcuni dicono che era lì, però cantava, faceva finta di canticchiare, insomma, perché non era in gran forma. Comunque, questo è il risultato di quattro geni del rock. Però ragazzi, che ricerca che ha fatto Mr. Blonde, quasi non lo riconosco più, eh. Che ricerca, devo dire che... Però ha fatto la ricerca, però le parolacce... Io mi ricordo, io devo riprendere sempre il passato, perché oltre a non sentire la sigla registrata da Miss White e Mr. Pink di Sulla cima dell'onda, la storica sigla, non siamo ascoltato anche la voce di qualcuno che ci veniva a trovare ogni tanto, che era Fulvio, che richiamava sempre Paolo, Fulvio Ful Mandorino. Esattamente, esattamente, quindi lo richiamava per il suo linguaggio scurrile, del quale ci ha dato una ampia dimostrazione anche questa sera. E sapete qual è il paradosso di questi brani registrati? Una cosa bella che ho sentito, insomma, che ho letto, che questi quattro personaggi erano ritenuti, insomma, alla fine i quattro pilastri della musica di Satana. Però in questi 70 minuti di registrazione hanno suonato soltanto Gospel e Spiritual. Bellissimo. Capissimo. Bellissimo. Beh, perfetto, dai. Perfetto. Sono ancora un po' legato quando leggo, però ce la posso fare, no? No, ma ti acquieti e poi ti riprendi, ma che sta succedendo? Quelli sono i metodi per catturare l'attenzione, Vito. Però sento che quando parla Mr. Blonde si sente un riverbero naturale, solo quando parla lui nel suo microfono, un effetto cattedrale. Non è che ti stai convertendo? Di nuovo. È arrivata l'ora, sì. Ed è arrivata anche l'ora per il prossimo brano, giusto? Prossimo brano, torniamo con un'altra classicissima band del surf, che sono The Challengers, anche se poi questa band ha avuto dei trascorsi anche nel funk e quindi nella musica molto simile a quella, la musica da film anni 70. Quindi ci ascoltiamo The Work Song. Yeah, The Work Song. Sulla cima dell'onda, cime di radio web, Mr. Blonde, Mr. Pink, Miss White. Ciao. Che bello, io stavo sognando con questo pezzo, eh.
stavo sognando, un po' spy movie, un po'... non so, mi dà anche molto gli anni 70. Sì, bello, bello davvero. Oh, Robè, come al solito, come al solito, mi stupisce, mi inchino dinanzi alla tua maestanza. Maestria, si dice, maestria. Allora, leggi, cerca, maestranza, si può dire. Va bene, va bene. Oh, no, si può dire, maestranza, non prendiamo picci. Paolo, non gridare, se no i vicini ti... via, beep, si arrabbiano. 11. Okay, 11. Qui per Cime di Radio Web, sempre questi due mattacchioni di dagli studi che una volta erano anonimi. Ora sulla cima dell'onda riprende. Riprende alla grande. Ci non mandi i carabinieri la prossima volta. Vabbè, allora, posso dire una cosa? Dimmi. Abbiamo citato i vicini, abbiamo detto la via, non l'abbiamo sentita, però dai. Vogliamo dire che cosa hanno fatto i vicini negli ultimi tempi? Perché ce l'hai con loro? No, io non ce l'ho con nessuno. Dai, Robert, diciamo, no, non fa niente, tanto no, non ci sentono, questo la stanno dormendo. Roberto, no. No, più che altro, ma lo sai perché? Perché ultimamente mi innervosisco facilmente. E quando vedo le cose che non vanno intorno a me, dentro di me, e nello strato intermezzo, mi incazzo. Quindi non prendiamo questi discorsi, perché... Secondo me ti manca il mare, Paolo. Ti manca quella fetta di onda. E ci sto andando tutti i giorni al mare, così mi tranquillizzo. Lo iodio mi rende pure più intelligente. L'altro giorno stavo parlando pure con Spezzone, che noi che frequentiamo spesso Chiatona siamo dei cervelloni, perché lo iodio aiuta l'intelligenza. Esatto, si vede. È l'altro capi che dà faccia, è vero fatto. Si vedono i risultati. Madonna, si sto vedono... parlando troppo in parliamo dialetto. Parliamo di cose, scusate, serie, parliamo di musica. Appunto, allora, lo Roberto. Iodio, Robè, se non era questa cosa seria. Parliamo dei challenge, per piacere. Puoi dirci qualche pillola, qualcosa? Di... Sì, qualche pillola, qualche supposto. Qualche supposto, la metto tu la supposto. La pillola. Non parliamo di pillole in questo momento, dai. Anche allora, perché sto sotto antibiotico, già ne ho presi abbastanza, basta. Quindi ci puoi parlare tu delle tue pillole? No, basta, ho preso Zimox, no. Vai, parlaci di questa pillola che ci devi dare e che non ci vuoi dare. E io la pillola ve la darò dopo con il prossimo brano, adesso ve la ingoiate, la pillola. Va bene. Vai Paolo. La prossima pillola è proprio la tua. La mia, la prossima pillola. Però, sì, non si fa, però non si fa così. Però visto che non volevi la pillola, ti stiamo dando la supposta. Dai, presenta il prossimo brano. No, mo ascoltiamo prima il pezzo, così vedo che canzone è. Elvis Presley. Vabbè, su Elvis vi devo raccontare qualcosa. Vai, dici. Cioè, ci sarebbe da fare puntate puttane di. Scusate, mi è uscito da. Però dopo dirò qualcosa sulla Sun Records, dato che invece Elvis è troppo scontato come argomento, dirò qualcosa sulla Sun Records, una casa discografica molto molto importante. E ci andiamo ad ascoltare il pezzo Blue Moon of Kentucky, un classicone. Elvis Presley, Shaman. Blue Moon, Blue Moon, Blue Moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. She's gonna bring me back on my baby tonight. Blue moon, keep shining bright. I say blue moon, I can't forget to keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. I say blue moon, I can't forget to keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Well, the heat was on. Blue.
Finito il pezzo e non ce ne siamo accorti. Paolo, questo l'hai scelto tu? Non è che dici no, questo mo finisce. Guarda, allora, prima di tutto, mo torniamo. Okay, che mi sono fatto la cime di Radio Web è sempre così, improvvisata, okay. Sempre pronta, aspettavo, a tutto. Aspettavo un certo grado di professionalità anche dall'altra parte. Nel senso che se c'è una canzone da mettere, mi dovete dire prima un po'. Paolo, stiamo mettendo sta canzone. Stiamo mettendo sta canzone, preparate gli appunti di sta canzone. Allora, fermi tutti. Allora, io volevo dire che questa canzone era di Billy Monroe e che insieme a That's Alright, che era un'altra canzone di Elvis, erano sue canzoni che erano di un genere che lui, questo Billy Monroe, aveva inventato, per esempio, il bluesgrass. E questa parla di Kama Sutra, mi mette allora, che mi allora, aspettate, davanti. Fatemi descrivere la scena per chi non ci può guardare. Meno male. Paolo Mr. Blonde Nardelli sfogliava il suo libro per darci queste chicche su Rockabilly, Mary Miss White qui alla mia sinistra rovistava nella sua libreria tirando fuori un classico della letteratura e ridendo mostrando al qui presente Mr. Blonde il capitolo terza parte Come prendere moglie, capitolo 1 Il matrimonio. È sottolineato? No, si vede non che quella vi dico, parte l'ho saltata. Non vi dico di che libro si tratta, però vi dico chi è l'autore, che è Malanaga Vatsayana. Quindi andate a cercarvelo se vi interessa. C'erano milioni e milioni di libri in questa libreria, ma anzi, non dico milioni, centinaia proprio. E lei è andata a beccare. Mary, che cosa rispondi? No, io da questo libro ho dedotto una cosa, che Mr. Blonde è una persona molto profonda. Molto profonda. A fianco a quelli... Se avevamo dei dubbi, insomma... A fianco a quelli, insomma, altri libri, c'è anche la Bibbia, c'è il Corano, c'è i sonetti San Francesco, quello ti ha attirato attenzione. Era la copertina. La malignità è negli occhi di chi la vede! E sei contenta? Va bene, meno perché male. Perché avevo dei dubbi, così me li sono tolti. Te li sei tolti. Vabbè, abbiamo sfatato anche questi dubbi di vita. Ho messo l'orecchietta da pagina. C'è l'orecchietta, aspetta. Ah, oddio. Guarda. Oddio. C'era un segno. I differenti modi di giacere, l'unione della mucca. Vedi, e questa è conferma che mi piace anche la natura e gli animali, non da quel punto di vista. Si era soffermato sull'unione della mucca piegando la pagina. Ma non, no, vi siete, no, mai, Paolo, non vi siete mai chiesti perché? No, quello non lo possiamo leggere. Ok, andiamo avanti. E mo lo devi portare qui perché lo voglio leggere. Però, io. Scusatemi, possiamo lasciare vediamo, a Mr. Vediamo. Blonde? Di Paolo. Che cosa c'hai orecchiato su quel libro? Praticamente c'è l'unione dell'anno, che non si sa l'anno. Quale anno, però... L'anno, no, dell'anno. La riunione dell'anno 2014, speriamo che va bene. Vabbè, possiamo finire quello che stavi dicendo sul pezzo. Però o vuoi continuare a leggere quel libro? Stavo leggendo il libro questo, cioè un libro posso leggere alla volta, mica posso... Imbarazzante, questo momento imbarazzante può anche finire. Sì, comunque ho già detto velocemente cosa volevo dire su questo brano. Ho detto, no, che Bill Monroe è che... è stato ripreso da Elvis. Paolo, trasformato. Oh, ma posso dire sti cazzo da cosa tu lo libri che glielo sottolineato. Vai, di. Comunque già l'avevo detto, l'ho detto per la seconda volta e mo lo ridico per la terza volta. Sto Billy Monroe aveva fatto That's Alright, che è una canzone che tutti conosciamo di Elvis, di sto benedetto Elvis. E quest'altra canzone che pure ha un titolo lungo, quindi non ne vale la pena di dire, è che era di questo Bill Monroe e che era stato capomastro del bluesgrass. E lui l'ha ripresa e l'ha ritrasformata a rockabilly proprio potentemente. Hai altro da dichiarare? Non solo su questo brano, in generale. Sì, Briscola Ammazzi! Chi sono questi, Vito, tu che conosci la musica? I Tinturia. Bravissimo, è la fine della canzone di Tinturia. Bravo Vito Uruz.
Quanto tempo ci hai messo per prepararti tutte queste cose? È il bello che sono messo sia no mezz'ora, perché avevo le idee ben chiare. Cioè, hai capito, quando glielo dicevi tu, Paolo, preparati una scaletta, hai visto quanto basta? E poi è divertente, veramente, veramente, mi sono bonolissiagnato. Sta bleffando, ci ho messo una settimana per prepararsi, no mezz'ora. Beh, queste cose. Perché io tra un libro. Perché io leggo più libri contemporaneamente. Quindi. Madonna. Sto Igor mi ha tormentato le puntate precedenti. Veramente mi ha perseguitato questo Igor. E il bello che ancora non posso vedere sto cagnolino. No, citato e ricitato e stracitato. Dobbiamo dire la verità, quando noi andavamo in onda Igor non esisteva, era solo nella nostra mente e nel computer del nostro regista. Invece adesso esiste veramente Igor ed è nuke cacaz. Sì, ci stiamo popolando di tanti cagnolini. Per chi non lo conoscesse, è il cane che accompagna le giornate di Mary Miss White qui presente. E vorrei salutare Ilaria invece, che si è spostata di qui, è andata a casa sua e vi sta ascoltando con qualche problema. Ah, non si era rotto le balle, non se n'è andata. No, ha detto perché che ha qualche problema, quindi. Vabbè, i problemi li teniamo tutti, ciao. Bisogna, sono aggiusti di cui. Sì, sì, prima o poi solo pure che. Che cazzo sto dicendo? Sembravo mio nonno. Ascoltiamo un pezzo dei Trashman. Vai, tutti va. Pensano non è Surfing Bird, ma loro hanno fatto altre canzoni bellissime come questa cover del rockabilly tradizionale. The cool gets a wild. Shivers to my feet. I rocked in a road and I scared in a town. Cause if they use bank and stump until I roll over dead. E sempre qui si rientra dallo studio 25.000 di Cime di Radio Web sulla cima dell'onda, è ritornato sempre sull'onda, sempre con Mr. Pink, Mr. Blonde, Miss White e Vito Ruzzi in regia. Bene, bene, ci siamo un attimo assentati voi per questo benedetto libro che ogni tanto Miss White ci fa delle citazioni, delle perle di saggezza. Sentite, basta, sentite come sfoglio, fammi sentire il rumore. Proprio la cultura. La cultura dell'anno. Vuoi leggere qualcosa, Miss White? Magari dopo quando? Forse in conclusione ci leggerà un aforisma tratto dal libro. Più che un aforisma, direi una pillola. Selezionare il brano adatto. Esatto, vai. E comunque io volevo far notare una cosa. Sì. Vito Ruz mi può aiutare, Paolo, in questo. Allora, io le poche trasmissioni che ho fatto da quando abbiamo finito sulla cima dell'onda sono state poche, no?
E oh, non ho detto neanche una parolaccia. Stasera che c'è Bob, Mr. Pink, mi sono scatenato. Porca miseria. Vuol dire che attiro le parolacce? No, no, però mi devo concentrare di più. Che forse si rilassa proprio, capito? Si sente, si sente tra amici, capito? Allora si sente di poter dire quello che vuole. E invece no, perché stiamo in radio. Eh no, e su che radio siamo? Su? Radio Farfalla. No. Bravo Paolo, bravo, bravo. Radio non Sanremo, Radio Farfalla. No. E cime di Radio Web questa. Ah, non è Paolo. RTL 102.5. No, purtroppo no. Purtroppo no. Anzi, meglio così, direi, meglio così, perché su quelle radio non è possibile ascoltare tutta questa buona musica. E poi soprattutto non mettono tre pezzare una comando a fare la trasmissione. Vero? Si sente in libertà a casa. No, si sente l'altra parolaccia, ho detto. Si sente a casa, nella casa proprio delle libertà. Allora, scuso i milioni di Radio Web ascoltatori e soprattutto Mr. Pink, Miss White e Miss Vito Roots. L'ho detta a Poz. Sì. Per tutte le parolacce che ho detto. Va e che bene. E che continuerò a dire. Sei perdonato, Paolo, sei perdonato. Io vorrei chiedere a Bob Mr. Pink, no? Perché hai scelto questo pezzo e non il solito pezzo dei Trashmen? E soprattutto perché hai scelto Mr. Blonde per fare sta benedetta trasmissione? Veramente non ti ho scelto, noi ci siamo scelti. Good che roba, ti lasciamo il libro stasera, eh? Ce l'abbiamo tutto. Dai, dai, dormo qui, io tu e il libro. No, mi aspettavo la ormai celebre e famosa frase di Roberto: cus passu convent. Se vieni domani sera la sentirai. Se vieni domani sì, sera sì, domani sera a Palagianello, all'Arci, ci saranno gli Atollo 13 in pompa magna come al solito, in assetto acustico. Al circolo Rebel Arci a Palagianello, vicino nei pressi del Mixodi, un altro bar. Lì fatevi due passi e lì ci saranno gli Atollo 13 in live acoustic music. Sì, ma intanto come i Re Magi basta seguire la stella, e la stella sarà il casino che faranno domani sera, quindi basta sentire il rumore e voi proseguite sulla strada. E per par condicio devo dire anche un altro appuntamento che c'è domani, per chi si trovasse a Castellaneta c'è la Ladies Mucavero Band. È vero, è con vero. Paolino, Paolo Gesualdo hanno messo su una band sul funky. Sì, è vero. E quindi saranno lì al bar 111. Quindi grande bella musica. Soprattutto un'altra cosa che devo dire e ribadire: non suona a Palagiano, suona sempre fuori Palagiano, e questo non è una bella cosa. Però va bene così. Vito, Madonna, prima ti ho detto che dobbiamo stare calmi perché mi innervosisco facilmente in questo periodo. Cioè tu là che vai a mettere il dito. Tante belle band ci sono, oggi lo dicevo anche a un mio amico di un'altra radio, ci sono tante belle realtà qui a Palagiano. Speriamo che questa primavera estate sia una primavera estate palagianese anche fatta di musica. Mr. Pink, devo dire che state organizzando un festival, vero? Esatto, dai, esatto, diciamo qualcosa al riguardo. Stiamo organizzando il Palagiano Music Festival, che si terrà il 13 agosto qui a Palagiano, nei pressi di Largo Capovento, e prevede un concorso per band e cantautori emergenti. Il regolamento lo trovate su www.palagianomusicfestival.blogspot.com. Scaricate il regolamento e partecipate a New Data. E gli è buon, gli è buon. Madonna, poi sto parlando pure in dialetto, ma non lo so. Ci vuole il dialetto, ci vuole sempre. Ma deve essere troppo tempo. Mi consenti ancora un piccolo spazio? Certo, perché volevo sapere perché ha scelto Bungee Stomp. Cosa c'ha di particolare questo pezzo? Allora, mi piaceva moltissimo la versione di Trashman, perché questo è un classico del rockabilly, e quindi sentirlo fatto da una band che è famosissima soprattutto per un brano Garage Surf, e sentirlo reinterpretato e soprattutto con uno stile chitarristico veramente veramente splendido, e niente, mi faceva piacere riproporlo nella nostra trasmissione. Perfetto. Ora tocca a Mr. Blow. Io va. Volevo invece puntualizzare dare una chicca sulla sigla che abbiamo fatto.
In realtà abbiamo aperto con un pezzo davvero davvero significante o significativo, dato che stai sempre a correggere, perché il pezzo è stato scritto da Toto Cutugno, scusate, ogni tanto mi parto pure la vocale così falsa. Abbiamo iniziato quindi davvero alla grande, veramente, si può fare a rete sta cosa, partenza con qualche artista tosto e poi tutti, mi sa tanto che il crollo degli ascoltatori l'abbiamo avuto subito alla prima canzone. Viva Toto. Alla prima canzone, che poi l'altro giorno stavo leggendo pure che mi sa tanto che uno che è quello che si becca più diritti d'autori di tutti, lo pubblicò se non sbaglio Don Diego, un articolo del genere. Le sue canzoni sono famosissime in Russia soprattutto. Come te, anche tu sei famosissimo in Russia. Se Use però lo zar Use Robert, no, Nardelli, vabbè, pure cognome l'avvio, codice fiscale, ma Nardellia, il cognome Nardellia, origini russe, perché sono stati, è stata una famiglia di zar importantissimi, insomma. No, bugia, tutta una cazzata, lo sto improvvisando molto. Andiamo avanti con la musica, il prossimo pezzo. No, continuiamo, tutto il l'hai scelto tu e si chiama. No, l'ho scelto io. Sempre io, perché i suoi sono finiti a quanto pare. Sì. Sei brani, tra cui c'era pure Luis Miguel, cioè, E allora vince lui la sfida, Paolo mi sa. No, che abbiamo tu quante canzoni hai messo? Vince bene chi vince ultimo, ragazzi. No, ne ho messe un po', ne ho buttate un po'. Prima parlavamo di pillole. E a prendere tante pillole si può restare intossicati. Noi ci sentiamo adesso Intoxica. Cazzo. Centurions, grandissima band che è stata riportata alla luce da Quentin Tarantino, che ha riproposto Bullwinkle. Noi siamo andati a ripescare invece questa Intoxica. Bella, bella davvero, bella davvero. Allora, sono passati 66 minuti di davvero di rockabilly, anche se il mio era un po' blueseggiante e mi hanno torturato stasera per questo. Dicevo, tra rockabilly e surf abbiamo viaggiato un po' così, per tra cazzi nostri, tra notizie, tra kamasutri, tra via che non dovevamo dire, che abbiamo detto un po' di cazzate così. Quindi che c'è rimasto da dire? Che c'è rimasto da dire? Allora, io annuncio un altro, ufficialmente, che la mia scaletta è finita tipo 5-6 minuti fa. Bravo Paolo, bravo, bravo, bravo. Vogliamo fare un applauso proprio a Paolo, anche se sono quasi mezzanotte. Gli facciamo un piccolo applauso così. Piano, che stanno dormendo i vicini. Applausino. Non posso farlo da solo. Bravo Paolo, grazie. Bravo a te, la tua scaletta e il libro del Kamasutra. Bene, bene. Ma la stufa si è spenta, è finita la legna. Si è spento, ma perché faceva troppo caldo, quindi, il caldo. Sì, quindi abbiamo spento un ragazzi, po'. Ragazzi, mi fate ricordare un altro appuntamento che abbiamo sabato con Cime di Radio Web. Ce ne andiamo a Mesagne, in provincia di Brindisi, al Salento Fan Park, l'unico skate park presente in Puglia,
ci sarà il Salento Fan Contest, ovvero torneo di calcio balilla, torneo di ping pong, uno skate contest, un writer contest. Il tutto inizierà alle ore 15. Vi aspettiamo lì. Salento Fan Park. Brindisi. Bene, 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 bene. Vabbè, ho preso proprio la voce da jingle, capito? Ormai a fare. Secondo me, siccome stai piegato a 90 gradi. E il diaframma a 90 gradi perché se Paolo abbiamo parlato di mucca prima. Ma scusa, tu, va bene? Sulla sedia a quanti gradi ti metti? Vagliela a dire. Va bene. Mo ti devo rispondere come mi rispondessi tu una volta. Va bene. Così stiamo uno pari e non rompi più le palle. Valla a chiedere a Mamat. Bravo, okay. Stiamo uno pari. Ecco. Allora, Mr. Pink. Io passerei il microfono a Miss White, che vedo sta indugiando su una pagina. Che cosa ci vuoi leggere da quel libro? Un pensiero molto profondo. E soprattutto, che sta indugiando da quella parte? Leggo questo pensiero per concludere, tratto dal libro Kama Sutra, capitolo 6. Sì, sì, aperto. Sì, ce l'abbiamo tutta aperta. Il momento è molto catartico. Allora, talvolta la ricerca di denaro e il desiderio di realizzare determinati guadagni portano come conseguenza soltanto delle perdite. E le cause di esse possono essere la poca intelligenza, troppo amore, troppo orgoglio, troppa considerazione di se stessi, troppa ingenuità. Le conseguenze di tali perdite possono essere affrontare spese che non danno alcun risultato, distruggere un futuro benessere, ma soprattutto la perdita di capelli. E altri incidenti. Di capelli, Mr. Bob. Scusa, la perdita di capelli e altri incidenti, che cosa ci può essere di peggio? Di peggio, una volta che hai perso i capelli, cioè... Gli altri incidenti, vorrei capire quali sono. Quali sono gli altri incidenti? Faremo una ricerca anche su questo e vedremo, oltre alla perdita di capelli, cioè che cosa ci potrebbe capitare, caro Mr. Bob. Oh ragazzi, siamo arrivati quasi alla fine, eh? Sì, infatti mi sta dispiacendo, non si sente che sono un po' rammaricato, un po' triste, sto tutto... Madonna. Un altro libro. Andiamo avanti con la musica. Andiamo avanti con la musica perché altrimenti questa legge tutti i libri che c'ho della libreria. Ce la dice Mr. Pink questa. Dai, ragazzi, ci dobbiamo salutare con l'ultimo brano. Abbiamo scelto un classico, dei più classici del rock and roll, che è Good Golly Miss Molly. Però ce lo ascoltiamo nella versione degli Astronauts, da Denver, Colorado, live di Astronauts. You bet.
Che energia, ragazzi! The Astronauts Live, era la prima metà degli anni 60, feste universitarie. Peccato per la registrazione che non rende giustizia di tutta questa energia che sprigionavano questi ragazzi. Però bello, bel brano, e abbiamo proprio concluso alla grande, una bella schicchera di quelle belli potenti. Purtroppo sì, siamo arrivati alla fine, ci manca soltanto... Vabbè, alla fine di questa puntata... Agli sgoccioli, come agli dice. Sgoccioli, perché sudavamo lì a quell'epoca, nello studio 1 di Cime di Radio Web. Siamo arrivati agli sgoccioli di questa puntata, ma non è la fine, perché io vi aspetto sempre qui tutti e due a casa tua, Paolo. Certo, certo. Chi lo sa cosa ci riserverà il futuro. Però... giovedì prossimo, nel frattempo, sulla bacheca di Cime di Radio Web, scriviamo giovedì alle 10 sulla cima dell'onda. Chi lo sa. Poi chi vivrà vedrà, sempre rimane solo musica buona, rock and roll, surfer e quant'altro, giusto? E beh, noi siamo andati nel passato a ricercare un bel po' di brani che è difficile sentire in giro, però noi in fin dei conti però siamo sempre ragazzi di oggi. Sì, certo. E quindi salutiamo tutti i Radio Web ascoltatori. Caro Paolo, Mr. Blonde, vuoi dire qualcos'altro? No, credevo che dopo questo annuncio stupendo di Bob Mr. Pink dovesse partire la canzone, perché non ce l'avevo preparata in console. E comunque, scherzando, sta canzone fece il secondo posto. Ce l'andiamo ad ascoltare, salutiamo tutti. Vito Roots, Bob Mr. Pink, Mr. Blonde. Un saluto a ciao, tutti. Wanyu. Buonanotte, Wanyu, sulla cima dell'onda, Cime di Radio One. Noi! Ciao. Chi? Noi, ragazzi di oggi, noi. Noi siamo i ragazzi di Cime di Radio Web. E ci va tutto avanti. Con tutto il mondo davanti a noi. Oh, ciao, amico. Viviamo nel sogno di poi. Noi siamo diversi ma tutti uguali. Abbiamo bisogno di un paio d'ali. Stimoli eccezionali. Puoi farci piangere, ma non puoi farci cedere. Noi siamo il fuoco sotto la cenere. Puoi non comprendere, qualcuno ci può offendere. Noi sappiamo in cosa credere. Devi venire con noi. Siamo ragazzi di oggi, noi. E poi vedrai che ti piacerà. E canta bene. Siamo noi. Siamo i ragazzi di oggi, noi. I veri amici che tu non hai. E tutti insieme si può cantare. Dopo un momento, ragazzi di oggi noi, ragazzi di oggi noi sappiamo ascoltare cosa credere. Tutta la notte. Questa la pubblico pure domani. Ragazzi di oggi noi, quanto ragazzi di oggi. Siamo il fuoco sotto la cenere. Non farti prendere da questo tema candere. Noi siamo quello che può succedere. Cime di Radio Web, only good vibrations.